Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Clamoroso sulla revoca dello scudetto all'Inter. Un esposto è stato depositato contestando l'ammissione regolare della squadra nerazzurra al campionato attuale, proprio mentre la squadra di Inzaghi festeggia il suo 20° scudetto conquistato lo scorso lunedì, e naturalmente le polemiche fioccano anche su questo fronte. Pare che la Covisoc abbia accolto la denuncia. Se anche voi siete stanchi di questa farsa di cui si è resa protagonista l'Inter con l'aiuto sistemico che ha ricevuto nel corso del campionato e la poco chiara situazione societaria, unitevi a noi. Prima di iniziare, vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie, amanti del calcio. Ad inizio aprile, la notizia balzò agli onori del giorno quando la fondazione J-Identità Bianconera diffuse un comunicato, svelando di aver inoltrato esposti alle procure della Repubblica competenti, alla Procura federale della FEIGC e alla Covisoc. In questi documenti sollevavano dubbi sui requisiti minimi richiesti per partecipare al campionato, quello stesso torneo che la squadra di Simone Inzaghi ha conquistato con la sua vittoria nel derby del lunedì precedente. Il primo movimento è stato fatto, almeno secondo quanto evidenziato dalla redazione di dash-bianconerenews.it, che svela come la Covisoc abbia optato per accogliere l'esposto. Si dice che la commissione di vigilanza prenderà in considerazione gli elementi prospettati dalla fondazione J-Identità Bianconera. Secondo il comunicato rilasciato il 5 aprile dalla fondazione J-Identità Bianconera, il focus principale sarebbe sulla continuità aziendale. Tale aspetto è stato evidenziato nel comunicato nel quale si legge testualmente: «La continuità aziendale deve intendersi come attitudine dell'azienda a durare nel tempo o anche come la capacità di poter far fronte e quindi onorare gli impegni finanziari del futuro». Secondo la documentazione da noi raccolta dopo approfondite ricerche nelle sedi opportune, la società di calcio FC Internazionale non avrebbe rispettato i requisiti minimi necessari per potersi iscrivere regolarmente al campionato di Serie A. La continuità aziendale sarebbe garantita da una lettera di patronale da parte di Grand Tower SARL. I documenti in nostro possesso evidenziano che Grand Tower SARL non ha mai presentato un bilancio. Questo suscita forti perplessità sulle effettive capacità dell'azienda di fornire le adeguate coperture finanziarie e FC Inter. Cosa pensate che accadrà? Scudetto di cartone, assicurato e tutto in prescrizione? Ci interessa la vostra opinione. Se volete condividere la vostra opinione su questa questione spinosa, lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie, amanti del calcio. Grazie!